nostra azienda, che è dal 72 sul mercato, ha sempre ricercato innovazioni e soluzioni particolari, seguendo appunto il mercato. In questo caso abbiamo degli impianti che pompano i massetti tradizionali sabbia cemento e anche un altro impianto che pompa i sottofondi alleggeriti e l'autolivellante. Nella fattispecie il prodotto che miscela e pompa il massetto tradizionale sabbia cemento, che è il nostro cavallo di battaglia, è un impianto montato su quattro assi che ha le vasche della sabbia, del cemento, degli additivi. Quindi vengono comprate materie prime, non vengono comprate sacchi che devono essere spaccati per caricare le vasche, oppure come vengono usati con le pompe tradizionali a terra. E poi c'è il problema di dove mettere i sacchi, smaltire quella. Sono impianti automatici dove non serve l'ausilio dell'operatore se non la mattina, quando si arriva in cantiere e si attrezza velocemente, o quando alla fine del cantiere si lava e si va via. Sono impianti appunto automatici che lavorano senza operatore, anche se c'è maltempo, naturalmente se il cantiere è in interno, e sono sicuramente il massimo a livello di tecnologia a giorno d'oggi per produrre i massetti e i sottofondi alleggeriti. Ormat, con il marchio Overmat, è produttrice di questi impianti, quindi arrivano le lamiere ed escono appunto i prodotti finiti. Lavoriamo 50% Italia, 50% Europa, e vediamo che stiamo avendo degli ottimi risultati di vendita. Come dicevo prima, comunque a livello di scarti di prodotti nel cantiere sono minimizzati, perché appunto non avendo più sacchi che girano, polvere e sabbia per terra che dopo deve essere portata via o smaltita nel cantiere, diciamo di più di così non si riesce ad ottenere dagli impianti. E poi anche a livello sicuramente di emissioni nell'ambiente, perché chi lavora con prodotti, attrezzature tradizionali, deve avere un compressore che è un motore diesel, un generatore che è un motore diesel anche quello, e il camioncino che porta avanti e indietro queste attrezzature, mentre qui abbiamo solamente un motore che è quello del camion, in questo caso un quattro assi, e quindi un motore, per quanto grosso, di un camion è sempre meglio a livello di emissioni rispetto a tre motori magari anche di attrezzature datate. E poi niente, a livello anche di additivi, di acqua, è tutto ridotto, diciamo, al minimo spreco, ecco. I paesi più, diciamo, performanti a livello di acquisto di macchine del genere sicuramente per ora sono i paesi, chiamiamoli, più ricchi, cioè i paesi dove ricco si intende dove la manodopera costa, e quindi dove i pavimentisti, che sono aziende specializzate che fanno quello di mestiere, quelli chiamati massettisti, essendo che appunto fanno quello di mestiere, non sono i pavimenti soprattutto fatti da imprese di costruzioni che fanno anche massetti, fanno anche alleggeriti, ma di specialisti nel settore, gli specialisti si devono attrezzare. Perciò i nostri clienti soprattutto sono i pavimentisti, ma anche noi abbiamo in Europa una rete vendita fatta di distributori che vendono ai pavimentisti. E i paesi appunto dove vendiamo di più, proprio per i motivi che citavo prima, sono Francia, Germania, Spagna, Olanda, Belgio. Il primo mercato comunque in Italia, indipendentemente dalle nostre vendite, è l'Italia. Quindi l'Italia è la nazione che sta comprando più impianti di tutti. Secondo me, secondo in classifica, c'è la Germania e poi c'è il Belgio e l'Olanda. Ma comunque, come notate, sono tutti paesi ricchi dove appunto la manodopera costa, dove ci sono controlli in cantiere e dove anche comunque le materie prime vengono messe dal pavimentista e non dall'impresa, e quindi questo fa sì che ci sia anche un commercio dei materiali che in un'attività non fa mai male.